Amici del software libero e open source, questo video non è dedicato a voi. Questo video è pensato per tutti quanti quegli utenti che hanno la necessità di utilizzare dei software di disegno assistito al calcolatore, quindi i famosi CAD, CAD 2D, e vogliono utilizzare questi software, hanno la necessità di utilizzare questi software in ambiente Windows. Perché faccio questa premessa? Questo video non è per voi. Beh, perché uno dei settori più problematico per quanto riguarda la presenza di software dedicato nel mondo Linux riguarda proprio il mondo dei CAD 2D, quindi tutti quei programmi all'AutoCAD, giusto per citarvi uno dei software che ormai è diventato uno standard di fatto che viene utilizzato in praticamente ovunque, sia da tecnici e professionisti, ma anche in scuole e università. La gente utilizza quel software, è diventato uno standard anche il formato di DWG, il formato di salvataggio tipico di AutoCAD. Quindi ci troviamo davanti a un settore altamente specializzato, un settore che necessita per poter lavorare di utilizzare i formati DWG e necessita l'utilizzo di software in grado di semplificarci il lavoro e renderci molto veloci nella esecuzione del lavoro, e che ci deve garantire anche l'interoperabilità appunto con il mondo esterno. In passato noi utenti Linux avevamo un software dedicato al CAD 2D che veniva rilasciato in forma gratuita, era Draftsig, che successivamente poi è stato dismesso nella versione quella per Linux per motivi vari. Andatevi a recuperare i vecchi post a riguardo. Nel frattempo, se sentite motociclette, purtroppo devo stare con la finestra aperta perché oggi ci sono le fiamme dell'inferno qui fuori. Comunque, torniamo in topic. Attualmente, nel panorama del software libero open source, abbiamo due soluzioni CAD, LibreCAD e QCAD. LibreCAD, il cui sviluppo è praticamente arenato, da tempo gli sviluppatori stanno cercando di fare diciamo così, la migrazione a una nuova versione, con lo sviluppo della nuova versione, con l'inclusione di una libreria per il supporto al formato DWG, però il progetto si è praticamente arenato. E, guardate, ci sono commit, ma sono commit di poca roba. Sembra che stanno ancora in alto mare. In passato ho anche provato a compilare la nuova versione, ma diciamo così, era praticamente inutilizzabile anche perché era nella fase iniziale. C'è l'altra soluzione chiamata QCAD, in questo caso offre una versione a pagamento con il supporto ai DWG, però sia QCAD che LibreCAD alla fine non sono dei CAD che vi consiglio per un uso professionale perché hanno un'interfaccia un po' datata, hanno delle dinamiche di gestione per la creazione di linee e quant'altro che non sono immediate così come soluzioni proprietarie come quella proposta da AutoCAD, da Autodesk e niente. Se avete dei progettini, diciamo così, amatoriali, possono rappresentare una valida soluzione, soprattutto QCAD può rappresentare una valida soluzione, però se, ripeto, se dovete lavorare con il mondo esterno, se dovete rapportarvi con tecnici, con colleghi e quant'altro, non mi sento di consigliarvi QCAD né tantomeno LibreCAD per poterci lavorare. Ci sono però alcuni software proprietari davvero interessanti, software che non hanno nemmeno dei costi esorbitanti. Il primo di cui vi voglio parlare è BricsCAD, sviluppato da Bricsys, che è disponibile per Linux ed è disponibile anche in italiano, che non guasta mai. Ci sono diverse edizioni di BricsCAD, come potete vedere. C'è la versione Lite, che è quella dedicata soltanto al 2D. C'è la versione Pro, per la modellazione 2D e 3D, quindi ci sono la possibilità di fare un 3D iniziale. C'è la versione BIM, pensata per architetti, ingegneri e sviluppatori, quindi sapete che cosa sono i software BIM, non ve lo so qui a spiegare. E c'è la versione Mechanical per la modellazione
dedicata quindi a tutti quanti i progettisti e ingegneri meccanici che hanno necessità di software dedicati per questo settore. L'interfaccia è un'interfaccia familiare, l'interfaccia Ribbon che vediamo su AutoCAD. Abbiamo la compatibilità con la piena compatibilità con i formati di WG, abbiamo la possibilità di eseguire routine LISP, quindi sviluppate in AutoCAD, quindi se siete utenti avanzati di AutoCAD non avrete problemi. Utilizza i blocchi dinamici di AutoCAD ed è davvero è un CAD molto, molto completo, il cui costo non è nemmeno un costo elevato perché faccio vedere dove sta il prezzo di costo. Acquisto ora, vi faccio vedere. La versione Lite è disponibile in licenza per tutta la vita a 560 euro, altrimenti è possibile prendere la versione in abbonamento. Ci sono i vari prezzi. Comunque sono dei prezzi inferiori alle soluzioni proposte da Autodesk e in questo caso sono disponibili anche con Linux, quindi per la nostra gioia e delizia. Le versioni meccaniche costano molto di più, la versione Pro, no, la versione Pro è 260 euro soltanto, la versione meccanica che costa un po' di soldi, ovviamente la versione Ultimate che include tutto costa 2000 euro, quindi sono prodotti che costano vagonate di soldi, però comunque nella versione base, la versione Lite, è possibile acquistarla a un prezzo contenuto. L'altro software di cui vi voglio parlare è invece Varicad, che è pensato principalmente per gli utenti, per gli ingegneri meccanici, quindi ha un'interfaccia pensata per loro, con funzionalità pensate per loro. Quindi sì, è usabile, è comodo. Tra i due io preferisco senza ombra di dubbio BricsCAD. Adesso vi farò vedere anche l'interfaccia dei vari programmi e niente. Però perché menzione d'onore per Varicad? Perché oltre ad essere pensato per ingegneri meccanici, quindi può coprire una parte di utenza all'ascolto, viene resa disponibile anche un visualizzatore di file di WG, quindi è possibile aprire i nostri disegni in formato di DWG anche su Linux ed è anche possibile convertire i DVG in DXF e viceversa, ma è possibile fare anche un'altra cosa molto utile, ovvero abbiamo degli strumenti di misurazione, scusate, di misurazione, quindi se vogliamo prendere al volo una misura su una piantina senza stare a riavviare su Windows, dove magari abbiamo la licenza a pagamento del nostro software CAD preferito. E su Linux possiamo prendere direttamente le misure e quindi comodo sotto questo punto di vista. Ed è comodo anche per quelli che hanno bisogno di un visualizzatore DVG occasionale e che sono su Linux, quindi possono utilizzare questo software. Per questi esempi, queste schermate di esempio che vedete fra poco, ho scelto la classica piantina scaricata da ArcWeb. Non ho preso planimetrie mie per ovvi motivi di privacy, altrimenti ci si incazza la gente. Allora, apriamo prima BricsCAD e vediamo la sua interfaccia. Questa è la versione che potete scaricare dal sito. È una versione trial, una durata di 31 giorni, che è la versione completa di tutto che potete provare sia la versione 2D, la 3D, meccanica e BIM. In questo esempio, per questo video, vi faccio vedere soltanto la versione 2D perché lo scopo di questo video è quello appunto di parlare del 2D. Come potete vedere, l'interfaccia è a mio avviso perfetta. L'interfaccia di AutoCAD, l'interfaccia Ribbon che siamo stati abituati a utilizzare su SoftwareCAD, se avete frequentato una scuola tipo di geometra, ma avete anche frequentato un'università, avete utilizzato AutoCAD e quindi questa è l'interfaccia. L'interfaccia che noi già conosciamo, a cui siamo abituati, con tutte quante gli strumenti, che ne so, dobbiamo fare una linea di 25, andiamo a fare la linea di 25, facciamo un'altra di 25, andiamoci a chiudere, abbiamo tutti gli OSNAP,
abbiamo tutta quanta la gestione, praticamente l'interfaccia che noi abbiamo già su AutoCAD, quindi non ci sono stravolgimenti. Il software, come avete visto, è velocissimo nell'avviarsi. Se avete utilizzato AutoCAD, sapete bene che ha una velocità di avvio elevata anche su SSD, quindi questa differenza di AutoCAD è molto più veloce, molto più snello. E come potete vedere, abbiamo tutti quanti gli strumenti, possibilità di aggiungere PDF per lavorarci sotto, ed è bellissimo. Però vi ripeto, io la trovo una delle interfacce meglio riuscite, questa qui, che è comodissima per poter lavorare. E come potete vedere su Linux, gira che è una meraviglia. Non salviamo il disegno. E adesso vi faccio vedere invece VariCAD. Vi faccio vedere prima la versione pensata per ingegneri meccanici. Continuo. Anche in questo caso è possibile scaricare una trial. Adesso andiamoci ad aprire un file recente, anche se non è proprio il settore suo di questo software, perché vi dicevo, ho pensato per i progetti meccanici, però è giusto per farvi vedere la velocità di apertura di file e quant'altro. Ovviamente questa è un'interfaccia pensata per progettisti meccanici, non è il mio settore, quindi non ci vado a mettere mani, onde dire castronerie, però che ti voglio dire, la quotatura, strumenti di quota, ci sono tutti, strumenti linea e quant'altro. L'interfaccia è bruttina graficamente, perché ricorda le vecchie interfacce dei vecchi CAD, però almeno funziona su Linux anche in questo caso. E vi faccio vedere anche il visualizzatore di VariCAD, che è uno strumento che può essere molto utile per, appunto, vi dicevo prima, se vi trovate nella necessità di dover prendere misure al volo di quant'altro, di planimetrie, di progettini vari, con questo potete farlo senza problemi. Mi ero perso la cartella dove avevo salvato il file. Come potete vedere, il visualizzatore funziona. In questo momento non potete vedere, però c'è lo scrolling contrario, cioè andando avanti si zooma così, andando indietro con la rotellina ci si avvicina. Lo scrolling naturale, quello che Apple definisce scrolling naturale, che io non ho mai capito cosa c'è di naturale in tutto questo. Comunque, vi dicevo che è possibile comunque prendere, che ne so, le distanze al volo, quindi se noi vogliamo sapere quant'è questa distanza possiamo prenderla. Quindi offre degli strumenti base per poter prendere al volo delle misure e per poter aprire, appunto, poter aprire i nostri documenti, i nostri disegni in CAD. È utile, molto utile, se dovete appunto prendere soltanto misure al volo, se dovete fare soltanto delle opere di... È utile anche per fare la conversione. Qui potete scegliere anche l'unità di misura e quant'altro. Se dovete fare la conversione di file da DVG a DXF e viceversa, è basilare, appunto, vi consente di fare soltanto piccole cose, però almeno vi consente di risparmiarvi la fatica di riavviare su Windows. Che dire, il panorama è abbastanza desolante, come potete vedere, non ci sono software liberi per questo settore. È un vero peccato. Speriamo che in futuro qualche consorzio di sviluppatori, qualche si riesca a coalizzare per poter portare avanti lo sviluppo di un software gratuito open source sotto questo settore, anche se credo proprio che rimarrà un sogno che non sarà mai realizzato. Bene, con questo è tutto. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci riascoltiamo in un prossimo video, una prossima puntata del podcast, sulle pagine di Marcosbox. Vabbè, sapete dove trovarmi. Ciao ciao!